deboli. Mazzi di fiori sono piovuti intorno alla nazionale danese. Ecco il direttore di gara. La nazionale italiana giocherà il primo tempo alla sinistra dei nostri teleschermi. Ha vinto il campo, la Danimarca batte il calcio d'inizio. Ecco, iniziata la partita. È valida per il girone eliminatorio per la Coppa del Mondo, per il campionato del mondo di Spagna. Come sapete, con Italia e Danimarca ci sono anche Jugoslavia, Grecia e Lussemburgo. L'Italia in testa, 4 partite giocate, 4 punti, tutte vittorie per 8 punti, tutte vittorie per 2-0. Ecco il lancio di Busk. Da questi primi assaggi possiamo già notare come la palla scivola sull'erba bagnata. Antognoni e Scirea. Il lancio per Graziani, il colpo di testa di Busk. Prevale Tardelli indietro a beneficio di Scirea. Collovati. Tardelli. Scirea. Verso Pettega il primo pallone offensivo, va fuori, lo controllava Rasmussen che poi rimette in gioco a beneficio di Simons. Olsen. Verso Elfiar, ma poi dalla destra arriva molto bene Arnesen, che effettua un tiro, pretende un calcio d'angolo, l'arbitro non è di questo parere, quindi rimessa dal fondo. Il primo tiro della partita di Arnesen dopo un minuto e mezzo di gioco. Lancio di Marini verso Bettega. È intervenuto Rasmussen in faro laterale. La rimessa in gioco di Cabrini verso Bettega. È intervenuto il libero e il capitano Rundstedt. Lerbi. Busk, lo stopper. Arnesen. Olsen intercetta Tardelli. Verso Antognoni, Olsen in faro laterale, rimessa in gioco. Di Cabrini, Antognoni. Marini. Lunghissimo il lancio in profondità ed è il primo pallone toccato da Chris. Bertelsen. Traversone di Arnesen, Elfiar di testa. C'è un po' di esitazione, gentile Scirea, poi è gentile che per evitare guai scaraventa in calcio d'angolo. Il primo tiro dalla bandierina della partita e per la Danimarca arriva dopo 4 minuti di gioco. Arnesen dalla bandierina. Liberato la nostra difesa, Cabrini per la precisione, questa volta Cabrini non interviene perché dietro Zoff ha chiamato il pallone. Graziani sulla destra, ha girato da Arnesen, perde la palla, Bastrup.
Bertelsen, Busk, Rundved, triangolo con Rundved, ha intercettato Scirea, torna la palla ai danesi che hanno iniziato molto bene la partita, c'è un'apertura di Lerby sulla sinistra verso Elkjær che termina fuori. Intanto vediamo che Piontek ha messo a guardia di Conti il centrocampista Lerby. Il lancio di Marini a Bettega, non riesce il triangolo con Cabrini, c'era stato un fallo su Cabrini, l'arbitro aveva lasciato correre per il vantaggio poi si è vanificato per questa azione di Arnesen, fermata in faro laterale da Tardelli, la rimessa in gioco di Bertelsen, Olsen, Rundved, Busk, colpo di testa di Antognoni in posizione difensiva, Conti perde la palla, Collovati ancora un rinvio, Collovati ha preso in consegna Elkjær. Ecco un lancio in profondità che tenta di favorire Simonsen, rinvia Gentile, ma già aveva oltrepassato la linea di fondo quando ha rinviato Gentile e quindi è il secondo calcio d'angolo in favore della Danimarca che ha iniziato molto bene la partita. C'era stato un rinvio di Scirea ma l'arbitro ha comandato un calcio di punizione in favore della nostra difesa perché Elkjær si era appoggiato sulle spalle di Collovati. Calcio di punizione in favore dell'Italia. Sono stati giocati 7 minuti, non è successo niente, un po' di buona volontà da parte dei danesi nella fase iniziale, tattica assolutamente attendista da parte degli azzurri. Conti, interviene su di lui Lerby, è fallo laterale per la rimessa in gioco che si appresta ad effettuare Gentile su Collovati. Scirea, verso Bettega, ha colpito Bettega ma alle spalle spunta Bertelsen che allunga al portiere Christ. Un'altra azione avviata dai difensori, Bertelsen verso Elkjær, intercetta Collovati, riconquista una palla Conti, fallo su Conti da parte di Elkjær, calcio di punizione in favore della squadra azzurra. Gentile, Collovati, Scirea, Cabrini, Bettega, non aggancia Bettega, forse è stato anche aiutato a cadere, l'arbitro era a due passi però non ha visto nessuna irregolarità. Rasmussen, intervento di Cabrini con fallo commesso su Bastrup, questa volta è calcio di punizione in favore della Danimarca. Dopo la finta di Bertelsen lo calcia Rasmussen, Scirea fuori area, Graziani, c'è un po' di spazio nella metà campo danese, Gentile, il contropiede è finito
siamo a una nuova azione in linea. Conti difende bene la palla con Lovati, batte la punizione lo stesso con Lovati, Gentile, è un nuovo fallo commesso da El Pierre. Nuova punizione in nostro favore, la batte Antognoni, 11 minuti di gioco. Para Crist, El Pierre, Rundstedt, Pettega verso Graziani. Fallo su Graziani, l'ha commesso Arnesen e c'è un calcio di punizione in favore della squadra azzurra. È molto distante ma Antognoni sembra voler tirare verso la porta, certo c'è da approfittare del pallone viscido. È l'undicesimo minuto, ecco Antognoni tira, infatti respinge il portiere e non agganciano né Bettegan né Gentile che erano davanti a lui. Tiro di Antognoni, parata di Crist, l'undicesimo minuto. Ecco un attacco danese portato da Bertelsen. Bello il lancio su Bastrup. Palla al centro, devia Gentile, allontana con Lovati. Rincorre la palla ma invano Conti. E fallo laterale. Rimessa in gioco di Derby, manovra adesso Bertelsen. Olsen. Rinvio di Gentile nella metà campo danese deserta. Ha intercettato Tardelli. Con un colpo di tacco si porta la palla in avanti un po' troppo, con un colpo di testa Lerby riconquista ai suoi il pallone. Bertelsen. Terzino Rasmussen. Piove un pallone per Zoff che lo fa suo al centro dell'area di rigore. Il lancio di Gentile su Bettega che si sposta dalla parte opposta. Il rinvio è stato di Rundstedt. Prova adesso Conti. Lancio verso Bettega. Su Antognoni. Ha successo la difesa danese che in verticale porta un bel contropiede fermato da Marini. Conti cambia gioco, Tardelli, elegante il palleggio di Tardelli, Cabrini, Graziani, Bettega. Sul rinvio dei danesi ancora Gentile, lancio di Conti, colpo di testa difensivo di Arnesen, riconquista la palla Graziani, Cabrini, Antognoni, ribattuto il tiro di Antognoni che era stato servito molto bene da Cabrini. Fallo di Gentile ai danni di Bastrup e calcio di punizione in favore dei danesi. Cambiato il pallone, calcio di punizione di Lerby, Bertelsen, Arnesen, Lerby,
Simonsen, bello il triangolo, Lerby, il secondo passaggio a Simonsen è intercettato da Gentile, però è ultimo a toccare il danese, rimesso in gioco dal fondo. È passato il primo quarto d'ora, gioco di attesa da parte della nostra nazionale, che in un paio di occasioni, quando si è portato in avanti, ha mostrato di essere pericolosa. Speriamo che faccia tesoro di queste conclusioni e non continui a giocare solamente in un'azione di contenimento nei confronti, d'altra parte, di attacchi che sono fino a questo momento piuttosto labili. Collovati, Graziani, Marini, inizia la palla indietro dopo il controllo di Bertelsen, la riprende Scirea, Tardelli, Scirea, Graziani apre su Bettega che invece stringeva al centro, riconquista la palla la Danimarca, questo lungo lancio a beneficio di Elsier controllato da Scirea con un passaggio indietro a Zoff, Tardelli servito dal nostro portiere e capitano, Marini, Bettega, Antognoni, Tardelli, Marini, Tardelli riesce a servire Antognoni, i due non si intendono e il tentativo di scatto di Tardelli, la palla va in palo laterale, rimette in gioco di Rasmussen, Bertelsen, Rasmussen. L'apertura per Bastrup, che è stato fino a questo momento l'uomo più pericoloso, controllato da Gentile, gli va in aiuto anche Scirea, ma è Bastrup che mantiene il possesso della palla. Bertelsen, Simonsen, Conti vince un contrasto decisivo al limite della nostra area di rigore, trasforma l'azione in offensiva, Bettega, su Bettega ha messo fuori Olsen, la rimessa in gioco lasciata da Bettega a Gentile. Antognoni, lancia su Graziani. Non riesce il cross di Graziani, c'è solo a nostro favore un calcio d'angolo e il conto dei corner passa adesso di 2-1 in favore dei danesi. Il nostro primo tiro dalla bandierina, va Conti ad effettuarlo, è il 18° minuto del primo tempo, 0-0. Marini, bello il tiro di Marini in stile, con l'esterno del piede, Marini è un buon tiratore da lontano, la palla accarezza l'incrocio dei pali, rivediamo da dietro al portiere il tiro di Marini, ad ogni modo il portiere era ben piazzato e il tiro visto da dietro ha cancellato l'impressione che la palla avesse quasi sfiorato l'incrocio dei pali, è passata ben alta, un metro almeno sopra la traversa e al di fuori. Tiro di Marini al 18° minuto, è il secondo tiro dei nostri attaccanti, il primo l'ha effettuato Antognoni, il portiere ha respinto con i pugni. Bel palleggio dei nostri giocatori in uno spazio molto ristretto, adesso gli spazi si aprono per questa avanzata di Scirea che ha servito Bettega, ma non c'è nessuno in avanti, ecco adesso ci va Caprini, che è l'uomo più avanzato dei nostri e viene contrastato da Bastrup in faro laterale. Si mette in gioco di Caprini su Bettega, ancora Caprini, è difficilissimo effettuare il cross da un angolo intasato di difensori, c'è solo una rimessa con le mani in nostro favore di Caprini ad Antognoni. Caprini esce bene,
viene fermato da Bertelsen. Si conquista la palla Antognoni, tiro alto e fuori. Va addirittura in fallo laterale, non è nemmeno fallo di fondo. Fatto bene Antognoni a tirare, limite dell'area, un buon tiratore come lui, ma ha colpito male la palla, che è andata in fallo laterale. La rimessa in gioco è stata già effettuata mentre continuiamo a vedere Antognoni. Rundstedt, Arnesen, Elker, Busk. Derby. Fallo laterale provocato da Conti e quindi rimessa in gioco per i rossi, padroni di casa. Derby. Bertelsen ha intercettato Tardelli e rinvia Gentile. Ma tutti i nostri sono davanti all'area di rigore. Forse ci si attendeva una partenza velocissima dei danesi e i nostri si sono preoccupati di contenerla. Questa partenza, per la verità, è rimasta nelle buone intenzioni dei nostri avversari, ma la situazione difensiva è rimasta uguale nei nostri. Vediamo Tardelli, cambia la palla con Conti, il passaggio di ritorno è fermato da Rundstedt. Bertelsen, c'è solo Elkjær in avanti, Bertelsen preferisce appoggiare lateralmente su Arnesen. Bel duetto fra Graziani e Antognoni, interrotto ben lontano dall'area di rigore avversaria, il lancio di Pastrup, palla al centro, Elkjær, fermato da Collovati che non gli consente il tiro. Conti, Collovati, Tardelli, Bettega, Condovati, Cabrini, Graziani e palo laterale. Sono passati inutili 23 minuti di gioco, il punteggio è 0-0. Rundstedt, Simonsen, dalla mischia è uscito Olsen con il pallone ed ecco il tiro da parte di Rundstedt, il capitano, che va fuori di poco. Rivediamo Olsen e il tiro di Rundstedt che va fuori non di molto sulla destra della porta di sotto. Non riesce il passaggio su Graziani, campanile di Gentile in fase difensiva, colpo di testa di Antognoni, Graziani, Conti, vince un rimpallo, si lancia Antognoni, Lerbi e azione difensiva da parte del portiere Cliff. Olsen, Rasmussen, Olsen controlla Antognoni e Rasmussen Bettega. Olsen, infatti vedete che Antognoni cerca di disturbarlo. Servizio per Busk, che è il controllore di Graziani, Simonsen, Rundstedt, che è il capitano, è libero, lungo lancio in area, il colpo di testa è di Scirea. Bettega,
su Bettega Rasmussen in faro laterale. Lancio in avanti di Collovati per Graziani. Il rinvio è fermato da Bettega. Perde il palleggio. Il lungo lancio di Olsen per Lerby, fermato da Conti che è il suo uomo che lo controlla, poi da un tackle fra Bastrup e Scirea esce il terzo calcio d'angolo in favore dei danesi. Siamo al 26esimo minuto del primo tempo, il punteggio 0-0, non è successo niente finora. Un bel colpo di destra di Bastrup che passa alto sulla traversa. Sul calcio d'angolo battuto da Bertelsen, il colpo di testa di Bastrup è l'azione più pericolosa costruita finora dai danesi. Scirea verso Bettega che colpisce di testa, ma alle sue spalle si è già chiusa la difesa. Rundstedt, Bertelsen, Bastrup, Olsen fermato da Marini, Graziani, Antonioni, Conti, Marini, Collovati, palleggio tra i difensori ma nessuna puntata in verticale. Ecco l'apertura di Scirea che Collovati non riesce a mantenere in campo. Lancio di Rundstedt, Tardelli, un colpo di testa di Cabrini in calcio d'angolo che riesce a neutralizzare Bastrup che si sta dimostrando pericolosissimo nel gioco alto. Quarto calcio d'angolo in favore della Danimarca, il 28esimo minuto. Sempre Arnesen, limite dell'area, tiro leggermente alto di Bertelsen. Ecco, rivediamo il tiro di Bertelsen mentre il gioco, ecco le immagini di nuovo sono in diretta, si mostrano l'autore di quel tiro. Poi Bettega cerca il dialogo con Marini, conquistano la palla i danesi a centrocampo, dialogo tra Bertelsen e Arnesen, e Arnesen che viene in avanti, fermato da Cabrini in maniera irregolare. Cabrini non è d'accordo e Bertelsen batte il calcio di punizione. Dietro verso Rundstedt, c'è una deviazione, rischiamo l'autogol sul tiro di Rundstedt e subiamo il quinto calcio d'angolo del primo tempo, alla mezz'ora esatta. Arnesen, bellissimo,
Bellissimo tiro al volo di Simonsen e splendida risposta di Zoff in calcio d'angolo. Un'azione da rivedere, mentre però abbiamo ripreso a giocare. Ecco il cross di Arnesen, guardate il bel tiro al volo e la bellissima risposta di Zoff. È stato intanto battuto il sesto calcio d'angolo. È rimasto a terra Bettega. Olsen, scivola Lerby, Bettega è ancora a terra. Rosved, molto calmo, allontana Scirea, ma la palla rimane ancora ai danesi. Rosved, ancora un'apertura e ancora un colpo di testa di Collovati questa volta, poi di Graziani. È Lerby che va ad effettuare questo cross, esce Zoff, para sull'attacco irregolare di Elkier. E l'arbitro fischia per il fallo sul portiere. Intanto Bettega si è rialzato, si è avvicinato alla nostra panchina, ha ricevuto qualche cura e ha ripreso il gioco. Anche Graziani era rimasto colpito saltando di testa con un avversario. Comunque le squadre sono di nuovo in formazione completa. Bettega si è rialzato e ha ripreso il gioco. Anche il professor Vecchiette era intervenuto. Ecco la nostra panchina, vedete in piedi Berzotte e Maldini. Servizio indietro di Graziani, lancio di Caprini su Bettega, la palla poteva aiutarci perché aveva colpito la bandierina, ma poi se ne va sul fondo. Bertelsen. Caprini è riuscito in qualche modo a fermare Bastrup, poi Conti ha servito al centro Graziani, Gentile, Bettega, finisce per servire Elkier spostato dalla parte opposta, Tardelli è andato intanto a chiudere e il passaggio indietro di Antonioni a Zoff ferma l'azione dei danesi. Gioco molto fitto al centrocampo dei nostri che finisce per esaltare un avversario che per la verità fino a questo momento ha fatto ben poco, ma ha dalla sua già sei calci d'angolo e qualche azione che noi non abbiamo. Marini, Gentile, il pallone era difficile, Gentile non riesce a controllarlo, la rimessa in gioco di Lerby. Rundstedt, Bertelsen, Elkier, Bertelsen, e deve andare Scirea a chiudere scaraventando la palla in faro laterale per non rischiare il rimpallo. Rimessa in gioco di Arnesen, Antonioni, Collovati, rinvio di Collovati, colpo di testa di Bettega, Graziani, Marini, Graziani, Scirea, Gentile, Scirea, rinvio di Rosved, fallo di Caprini ai danni di Bastrup e calcio di punizione in favore della squadra danese. Lerby e Simonsen,
Simonsen, l'autore di quel bel tiro al volo che ha provocato la bella parata di Zoff. Scatta Bastrup, lo spinge alle spalle Cabrini, calcio di punizione dal limite in favore della squadra danese. Ecco, rivediamo. Scatta Bastrup, spinta alle spalle di Cabrini e calcio di punizione in favore della Danimarca. Limite dell'area, Bastrup che ha ricevuto il fallo. Con questo terreno e la palla viscida, questi calci di punizione sono sempre un'insidia. Simonsen sulla palla, poco più indietro Arnesen e anche Lerby. Tutto lascia pensare però che il passaggio sarà a beneficio di Elkjær. Invece Simonsen tira direttamente Zoff, con la sua esperienza l'aveva intuito. Ha parato senza difficoltà. Mancano 9 minuti alla fine del primo tempo, il punteggio è 0-0. Graziani, Marini. Contrasto di Marini con Rønsved, la palla è sul fondo. Bertelsen, Lerby, deviazione di Conti in calcio d'angolo, il settimo tiro dalla bandierina, puntata di Lerby che è il difensore che controlla Conti, questa volta a ruoli invertiti. Conti ha deviato il pallone di Lerby in calcio d'angolo. Per la settima volta dalla bandierina, Bertelsen, Lerby. Tiro da sotterra, pericoloso, e parata ancora di Zoff. E ancora una volta sono gli interventi di Zoff le cose più importanti nell'economia della nostra squadra, e questo naturalmente suona un po' condanna per quello che gli altri non riescono a fare. Cambia gioco Conti per Bettega, il colpo di testa di Bettega a beneficio di Tardelli, interviene però Bastrup e poi Arnesen che evita anche il fallo laterale. Colpo di testa di Cabrini, bella la rovesciata di Bastrup, riceve anche un bel pallone Bastrup, Olsen. Stato fermato da Marini, poi Cabrini, il lancio di Marini era anche giusto, era sbagliata casomai la posizione dei nostri, fermato Graziani per un intervento irregolare di Simonsen, calcio di punizione in favore della squadra azzurra, l'ha battuto Antonioni, Graziani. Chiude il corridoio davanti a Graziani e Conti che erano gli unici attaccanti. Antonioni adesso è l'uomo più arretrato del nostro schieramento, fa partire un lungo servizio per Bettega che schiaccia a terra per Graziani che riceve un fallo da parte di Bastrup. Per la prima volta in fase difensiva c'è un calcio di punizione in nostro favore, 5 minuti alla fine del primo tempo. Antonioni, salta Bettega in mezzo a tre difensori e poi Simonsen rinvia, servizio in avanti di Collovati e palla sul fondo.
Solo lo scatto di Nervi. Un nuovo tiro parato ancora da Zoff. Antognoni verso destra dove scatta Graziani, non raggiunge in tempo la palla, ancora un fallo laterale. La nostra squadra azzurra sta sottolineando quelli che sono i limiti in questo momento, cioè il gioco difensivo è buono, anche se abbiamo dovuto far intervenire almeno 3 volte in maniera determinante il portiere. Il gioco di centrocampo è efficace, ma gli schemi d'attacco sono lenti, prevedibili e praticamente non riusciamo ad avere penetrazione alcuna. Antognoni, Marini, Tardelli, scatta bene Tardelli, cross al centro, colpo di testa mancato da parte di Graziani, Bentega è Gentile, ma l'azione prosegue, il cross di Gentile rinvia Eltier. Collovati, Marini, Caprini aspettava che il fallo fosse assegnato all'Italia, ha ritardato la consegna del pallone, ha ricevuto una ammonizione non ufficiale, adesso ha commesso fallo Gentile e c'è un calcio di punizione, no, lo stesso Caprini, ai danni di Bastrup c'è un calcio di punizione in favore della Danimarca, sono gli ultimi 2 minuti e mezzo del primo tempo. L'ha battuto Arnesen direttamente sul fondo da notevole distanza. Bettega. Rasmussen commette irregolarità nei suoi confronti. Scirea, Gentile. Scirea verso Bettega, colpo di testa di Rasmussen, poi mette la palla a terra e rinvia Bastrup. Prova l'attacco Bertelsen. Colpo di testa di Gentile e in palo laterale. Fermato Simonsen. Disimpegno di Marini, accorre Bettega. Palo laterale era dei danesi, ecco questo lancio di Rundstedt, con il petto Bastrup, Lerby, era in fuorigioco Bastrup sul lancio di Lerby, è l'ultimo minuto del primo tempo molto tranquillo, anche troppo, si è distinta la difesa azzurra e sarebbe una nota di merito se si giocasse, poniamo, contro il Brasile, ma la Danimarca Brasile non è, quindi si potrebbe anche cercare qualche cosa di più. Bettega, deviazione verso Tardelli, cross di Tardelli, c'è Graziani in area stretto fra 3 difensori,
che riescono a rinviare, rimette ancora in avanti Collovati, ancora Graziani, ed è la fine del primo tempo. Primo tempo che termina 0-0. Da parte nostra, tre parate di Zoff e poco altro. Ecco, iniziato, l'Italia ha battuto il calcio d'inizio. Naturalmente durante l'intervallo i commenti in tribuna sono stati piuttosto severi nei confronti della nostra squadra, che o non ha saputo, per mancanza di tattica, o non ha voluto esprimere un gioco un pochino più penetrante. Va bene che la situazione è tale per cui in Spagna ci siamo già, anche con un eventuale pareggio di questa sera. Però in Spagna bisogna pure andarci con un minimo di speranza per fare bella figura. Bettega, azioni confuse al centrocampo, è andato a terra Bettega, c'è solo Graziani in avanti, ora prova Collovati sulla destra che ha ricevuto da Conti, lascia ancora Conti. Tardelli. Antognoni, il passaggio a Conti si perde, ma riconquista la palla Antognoni, la riperde per con Simonsen, Bastrup, Simonsen, hanno un'altra velocità i giocatori danesi, e sul lungo lancio proveniente da destra da parte di Arnesen è Scirea che spazza in fallo laterale. Questa maggiore velocità e penetrazione è provata anche dai 7 calci d'angolo a 1 che i danesi hanno battuto nel primo tempo. Ora c'è un fallo commesso da Marini che causa questo calcio di punizione in favore dei nostri avversari, mentre inizia il terzo minuto del secondo tempo. Se Tertelsen, poco più indietro Lerby, servizio per Lerby, il tiro, la palla è in diagonale, passa in mezzo a una selva di corpi e va sul fondo, nessuno l'ha toccata, era molto insidioso il tiro cross di Lerby, anche se tutto lascia pensare che era un cross sbagliato perché Lerby voleva tentare il tiro. Gentile, Tardelli, Bettega, Marini, Tardelli, il servizio su Marini è intercettato inesorabilmente ai tre quarti. Notate che il gioco della squadra azzurra nella nostra metà campo non è poi un assurdo, è che si perde completamente ai tre quarti avversari. Ecco Scirea che rinvia dall'area di rigore, Elkier, Scirea ancora, evita il calcio d'angolo ma non il fallo laterale, si mette in gioco per Bertelsen, era fuori gioco, lo sta segnalando il guardalinee, l'arbitro ha dato un'occhiata al suo collaboratore, ha fatto proseguire perché la palla intanto era rimasta agli azzurri, se ne era accorto in ritardo, quindi sarebbe stato addirittura un danno per i nostri battere il calcio di punizione. È andato avanti Antognoni e Bertelsen ha messo la palla fuori, si mette in gioco di Antognoni, Conti, bello il palleggio, bello il cross, ma è troppo in profondità per la possibile deviazione di Graziani o Bettega, spara e rinvia a Chris. Passaggio su Olsen, era corto, tenta di scattare Marini, c'è un fallo di Bertelsen, punizione da Marini a Tardelli,
Tardelli prova a fare tutto da sé, si porta bene al tiro, ben dentro l'area di rigore, spara di sinistro però fuori bersaglio. In tutto il primo tempo la squadra azzurra ha effettuato nello specchio della porta un solo tiro molto forte di Antognoni sugli sviluppi di un calcio di punizione, respinto a pugni dal portiere. Zoff per contro ha dovuto impegnarsi almeno tre volte e lo ha fatto molto bene sui tiri degli avversari. Bello il disimpegno di Scirea. Graziani, Scirea, Bettega, Scirea, ha tentato il tiro al volo Scirea, appena entrato in area, con un bel triangolo con Bettega, ecco Scirea che rientra, non è riuscito però il tiro, è lodevole comunque l'azione, una delle poche che abbiamo visto effettuare dai nostri. C'è stato quell'affondo di Tardelli, c'è stato adesso il duetto Scirea-Bettega. Speriamo che sia l'inizio di un cambiamento di tattica. Olsen. Bertelsen, Elkier, Bertelsen, tocca per ultimo Gentile, la rimessa in gioco già effettuata, Arnesen, e c'è un fallo di Gentile su Arnesen. A terra Arnesen, abbiamo rivisto l'intervento del nostro difensore, Arnesen si rialza, calcio di punizione è ovviamente in favore dei danesi e sta per essere battuto, è l'ottavo minuto del secondo tempo. Arnesen, Elkier, Conti, Antognoni va a dargli una mano, rimette al centro Antognoni, colpisce la palla l'Erbi ma involontariamente. Rosved, Olsen, Lerby, Rosved, Olsen, Simonsen, l'ha fermato Gentile in fallo laterale, l'ha rimessa in gioco da Simonsen e lasciata a Bertelsen. Olsen, fallo di Antognoni che ha spinto alle spalle Olsen, calcio di punizione ancora in favore dei danesi e ancora affidato a Bertelsen. Riesce a colpire di testa Bastrup e manda sul fondo. Noi abbiamo Collovati che è l'uomo migliore nel gioco aereo su Elkier, che per la verità è l'avversario più alto di statura. Però nei cross in area il più pericoloso appare Bastrup, che è affidato a Cabrini. Olsen. Fermato da Scirea. Ma il contropiede nostro è di Antognoni che è contrastato da Arnesen e la palla è fuori.
Marini, il passaggio è verso Graziani, si perde, Graziani scattava in avanti, riparte Ronstedt, la palla colpisce anche questa volta Conti sulla mano, ma il fallo è chiaramente involontario, infatti l'arbitro, ottima la sua direzione, non lo fischia. Conti aspetta l'arrivo di Scirea. Marini, Bettega, Gentile, Collovati, Gentile, Bettega, interviene in scivolata Rasmussen e in fallo laterale. Rimesso in gioco di Caprini su Bettega. Bettega, tiro, bello il tiro di Bettega, bella la respinta di Quist, chiamato ancora a respingere un tiro come nel primo tempo di Antonioni nella ripresa di Bettega all'undicesimo minuto. Da Olsen verso Elkier, ferma Tardelli, Tardelli si trova in una posizione quasi sempre difensiva, gioca alle spalle sempre di Marini. Ora è stato fermato Bettega, che è rimasto anche a terra. Anticipo di Tardelli, riconquista la palla ancora Lerby, che viene avanti molto bene. Fallo su Lerby, l'ha commesso Marini. Calcio di punizione in favore della Danimarca, siamo ahí nei pressi dell'area di rigore. Ecco Lerby, non è sempre nel vivo del gioco, ma quando ha la palla, questo Lerby ha fatto vedere le cose più belle della sua squadra. E c'è l'ammonizione adesso a Conti, ammonito Conti perché non ha rispettato la distanza dopo il richiamo dell'arbitro. Primo cartellino giallo della partita per Conti. Simonsen, Elkier, un tuffo Gentile, Elkier, Olsen, scambio con Arnesen, ancora Olsen, è un cross, Ronstedt e gol. Ronstedt ha segnato al 13° minuto. La Danimarca in vantaggio con Ronstedt. Tredicesimo minuto del secondo tempo, Danimarca 1, Italia 0, ripetiamo l'azione. Ecco, vediamo il cross di Olsen. Ecco il cross di Olsen. Sfiora la palla Elkier, poi va a Ronstedt, che anche da posizione molto angolata la controlla e di sinistro batte stop con un tiro tra palo e portiere. Ha segnato Ronstedt. La Danimarca ha fatto vedere fino a questo momento le cose più pratiche, quindi si può dire che meritatamente abbia il vantaggio. Si può casomai criticare i nostri per quello che fino a questo momento hanno fatto per evitare questa situazione. Mastrup, Scirea, Gentile, persa la palla da Bettega, Olsen, immobilissimo Bertelsen, Olsen, Elkjær, il rinvio di Collovati che ha evitato un calcio d'angolo, il cross di Bertelsen,
e c'è un fallo di mano. Il fallo di mano che mi è sembrato addirittura dentro l'area di rigore e che l'arbitro punisce con un calcio di punizione dal limite. Vediamo un po'. E Caprini. Ma non si può dire dalla ripresa che abbiamo visto al replay. Comunque Caprini poi sullo slancio è finito fuori, l'arbitro era meglio piazzato di noi, comunque non si affibbia un possibile calcio di rigore, ma un calcio di punizione dal limite. Arnesen, era doppia Arnesen, 2-0. Al 12° Arnesen ha raddoppiato, 2-0 per la Danimarca. Ecco, rivediamo il secondo gol della Danimarca, che è anche il secondo gol incassato per la nostra squadra nel girone del campionato del mondo. Finora non aveva subito gol la nostra nazionale. Doveva esserci questa partita in Copenaghen con questo risultato assurdo. Tardelli, fallo su Tardelli da parte di Bastrup. Comunque c'è poco meno di mezz'ora, non dico per riequilibrare il risultato che sarebbe a questo punto addirittura di secondaria importanza, ma per far vedere insomma che qualche cosa possiamo fare. Tenta il tiro da lontano Scirea e la palla è nettamente fuori. Rundstedt al 13° e Arnesen al 16° hanno segnato due gol. La Danimarca conduce per 2-0. Mentre vediamo che dalla panchina azzurra si annunciano dei cambiamenti, ed Ostena che sta scaldandosi. Dovevamo cominciare gli esperimenti dopo una vittoria. Cominciamo a vedere qualche esperimento anche dopo una sconfitta. Una sconfitta che i danesi certamente non hanno fatto niente per meritare, vincono meritatamente, hanno fatto vedere le migliori cose sia come determinazione sia come volontà di attacco, come velocità. La nostra squadra, tranne qualche guizzo all'inizio del secondo tempo, proprio non ha mostrato niente di particolare. Ora Tostena sta per entrare in campo, vediamo Bertozzi al posto di chi lo manderà, mentre un pallone è per Bettega, passaggio è preda di Arnesen, mentre scende sul campo anche un po' di nebbia. Lancio per Lerby, cross di Lerby e arriva con un attimo di ritardo Bastrup,
ostacolato da Cabrini in scivolata all'ultimo momento. Esce Marini. Il gioco ancora non è stato fermato, ma dal numero che agita il nostro vantaggiato che è in panchina, vediamo che il numero 4, cioè Marini, che dovrà uscire. Nervi. Vedete che ha preso morale e convinzione la squadra danese, sta addirittura umiliando i nostri. Riconquista una palla a Bettega, Graziani, ma deve fare tutto da solo, è l'uomo più avanzato, l'unico in avanti, viene fermato. E c'è un calcio di punizione in nostro favore. Il gioco riprende, la sostituzione ancora non è possibile. Ecco che ora l'arbitro si avvede della cosa. Entra Dossena. Escono Marini e Bettega, doppia sostituzione. Ed entrano Ancelotti e Dossena. Allora, sono entrati al 22esimo minuto Dossena e Ancelotti. Il numero 15 è Ancelotti, il numero 14 è Dossena, mentre il calcio di punizione che ha battuto Antognoni deve essere ancora battuto, la barriera non era a distanza regolamentare. Sono usciti Marini e Bettega, entrati Dossena e Ancelotti. Cabrini, Antognoni, fallo di Rasmussen su Ancelotti, che prima ancora di toccare la palla riceve un intervento irregolare, calcio di punizione in nostro favore, lo batte Conti. Lunghissimo. Graziani che accorcia le distanze su servizio di Dossena. 2-1 al 24esimo minuto. Graziani ha accorciato le distanze. Ecco, rivediamo l'azione, il calcio di punizione di Conti, lunghissimo. Il colpo di testa di Dossena e sull'uscita del portiere il gol di Graziani. 2-1. Colpo di testa di Tardelli, il lancio sulla sinistra, scatto di Ancelotti preceduto da Busk. Tocca per ultimo Busk, la rimessa in gioco è di Ancelotti a Tardelli. Questa volta tocca per ultimo Tardelli, la rimessa in gioco è in favore dei danesi. Tardelli verso Ancelotti, Bettega, Ancelotti, sul rinvio Dossena, Antognoni, tiro Antognoni dal disco del rigore, sul servizio ancora una volta di Dossena, ecco vedete, Dossena ha servito Antognoni, il cui tiro è al lato.
In entrambi i casi nel gol di Graziani e in questo tiro di Antognoni sono risultati preziosi le rifiniture di Dossena. Colpo di testa di Gentile. Rimette il gioco di Dossena. Ha scambiato con Caprini. Bastrup. Fallo di Caprini. Punizione per la Danimarca. Bastrup che restituisce il fallo a Caprini e la punizione è in nostro favore questa volta. La sta per battere Scirea, ecco, a beneficio di Gentile che cambia gioco dalla parte opposta dove c'è Tartelli. Perde la palla Ancelotti con un passaggio corto all'indietro. La riconquista Tardelli. Gentile. Scirea. Graziani. Tenta di seguire la palla. Il rinvio è di Olsen. L'attacco di Elkier. Il colpo di tacco non riesce. Antognoni, un bel tunnel. Riprende la palla ancora Elkier però. Spiccia un poco, la perde Caprini verso Dossena. 2-1. Fallo su Dossena, calcio di punizione battuto da Conti. Al volo Dossena su Antognoni. Perde la palla Antognoni, ma il rimpallo favorisce ancora Dossena che apre dalla parte opposta per Conti. Cross di Conti. Tiro di Antognoni, Graziani fuori. Il tiro di Antognoni è stato ribattuto, è scattato corto Graziani in area. Questa volta il controllo della palla era più difficile. Dopo il 2-0, dopo le sostituzioni, la squadra azzurra ha cominciato a giocare, speriamo che non sia troppo tardi. Ecco il lancio per Conti. Cross di Conti, arriva Lerby, ancora lui. Fallo di Ancelotti. Mentre anche i danesi si preparano a far entrare un uomo, dovrebbe essere Eichenbrot, se vedo bene dalla cabina che è molto in alto sulle tribune. Dossena verso Tardelli. Conti. Scirea, tutti i passaggi in linea, tornano dei vizi che sembrava avessimo dimenticato. Vince un tackle Elkjær, tenta uno scatto, lo ferma Scirea, accorre anche Gentile. Incontrano Gentile ed Elkjær. Mentre Piontek, il selezionatore danese, si prepara a richiamare in campo, fuori dal campo Olsen e al suo posto sta per schierare Eichenbrot. Mentre il gioco è fermo per l'incidente a Elkjær. Siamo a 15 minuti esatti dalla fine. Ecco,
ecco, non inquadrata, sta per effettuarsi, eccola ora inquadrata la sostituzione, vedete Eichenbrot che entra in campo e non avete visto uscire Olsen. Mentre il gioco riprende con il calcio di punizione di Bertelsen, il colpo di testa di Gentile, tenta il tiro da fuori Rasmussen, la palla è nettamente sul fondo. Rossena, Cabrini, Scirea, Graziani, su cui è saltato bene Busk, perde la palla Cabrini, Eltier, anticipo di Scirea che però si scontra con Rossena, poi c'è un fallo di Cabrini che spinge alle spalle l'avversario, si trattava di Arnesen. Lunghissimo il lancio di Eltier, un colpo di testa all'indietro da parte del nuovo arrivato Eichenbrot, favorisce però Antonioni, Cabrini, Tardelli, Graziani, non riesce il tunnel di Graziani ma riesce il suo cross prima di Ancelotti, era ben piazzato, esce però il portiere Chris e para. Taglia Bertelsen, ha speso molto la squadra danese, appare un pochino frenata in questo quarto d'ora finale, forse è assalita da quella che si chiama la paura di vincere, e sarebbe d'altra parte una bella impresa per i danesi battere la squadra italiana, anche se è stata una squadra italiana vulnerabilissima che ha disputato una delle partite meno brillanti della sua recente storia. Ora perdiamo per 2-1, mancano 12 minuti, ma mi sembra di vedere che la sfuriata che i nostri hanno avuto quando sono stati come sferzati dal secondo gol subito e vivificati dall'ingresso di Ancelotti e soprattutto di Rossena, questa sfuriata mi sembra che si sia già placata. L'attacco di Gentile, il passaggio a Tossena e preda di Arnesen, riparte ancora Bertelsen, Arnesen, lunghissimo il lancio, non aggancia Bastrup che però mantiene la palla in campo, ha davanti Cabrini, entra in area ed è fermato da Conti. Cambia gioco Conti per Tardelli, Ancelotti, Rossena, Gentile, Ancelotti, Tardelli, Ancelotti, è stato fermato dal nuovo entrato Eisenbrot, che Piontek gli ha messo alle calcagna, ecco l'attacco di Simonsen.
E abbiamo visto l'Erby nell'azione più bella che hanno costruito i danesi, che si è portato un pallone a non più di 5 metri da Zoff. Ecco, vedete il servizio di Simonsen, lo scatto di l'Erby, prima che arrivi Cabrini riesce a tirare, la palla è fuori, intanto si è fatto male Cabrini, riprende il gioco, era andato disperatamente a cercare di chiudere lo spazio all'Erby. Tossena, Tardelli Tossena, mancano 9 minuti, riconquista un pallone Simonsen e va verso la nostra porta. Va a terra Simonsen, ma chiaramente è terminato a terra sull'incontro con Cabrini. La palla è ancora in gioco. Conti, Scirea, lancio per Graziani, colpo di testa è di Ulsen che ha avuto successo. Bertelsen, Bastrup, l'ha fermato Ancelotti con un intervento spericolato. Conti indietro a Tossena, apertura per Tardelli che va via sulla destra, inseguito da Lerby. Corrono spalla a spalla Tardelli e Lerby, l'arbitro assegna a nostro favore un calcio di punizione. 8 minuti alla fine. La Danimarca vince per 2-1. Batte la punizione Conti. Anzi, c'è la finta di Conti. Poi ha tirato Antonioni. L'arbitro però stava ancora aggiustando la barriera, quindi Conti e Antonioni dovranno ripetere la ripresa del gioco. Ha tirato Conti, sull'uscita di Crisp c'è stato un colpo di testa di Graziani, con palla alta sulla traversa, ma l'arbitro aveva visto la posizione di fuorigioco del nostro attaccante. Infatti vedete che la ripresa non avviene dall'area piccola del portiere. Colpo di testa di Cabrini, servizio in avanti per Ancelotti, fallo di Rasmussen su Ancelotti, calcio di punizione in nostro favore. La battuta gentile, Cabrini, Tossena, perde la palla Tossena per un intervento in gioco pericoloso. Battuto il calcio di punizione, viene avanti Collovati, adesso Scirea, piove ancora un pallone in area, ripreso da Antonioni fuori area, va a terra Antonioni ma riprende la palla Ancelotti, su Ancelotti ancora da Fulsen in palo laterale, rimessa in gioco di Ancelotti per Collovati, Ancelotti, palla in area, scivola ma riesce a mandare fuori area Eisenbrot. Poi c'è il tiro da lontano di Collovati e palla sul fondo. Vedete, mentre Piontek raccomanda la calma, eccolo in primo piano, vediamo in secondo piano Berzot, che nervosamente accende la pipa, guarda quanto manca, Maldini fa delle raccomandazioni, purtroppo mancano 5 minuti.
Rønstedt rincorre la palla Bertelsen. Ecco il terzino Rasmussen. Abbiamo visto Bastrup saltare più alto di Zoff. Comunque Gentile è riuscito a metterci una pezza, ha tirato da lontano Eisenbrock, era in fuorigioco Bastrup. Battuto il calcio di punizione, viene in avanti Gentile, Sirea. Anticipo su Graziani da parte di Bus, Antonioni, Tardelli, Gentile, Dossena. Ha fermato con il corpo Bertelsen, riconquista la palla Dossena, servizio per Antonioni. Esce il portiere Christ, lo anticipa di un soffio Eisenbrot, rischiando l'autogol, solo un calcio d'angolo per noi, pensate che è il secondo di tutta la partita. Ecco il cross di Conti, Antonioni, si chiude davanti a lui il corridoio, rinvio, Bastrup, ancora Bastrup, lunghissimo il lancio per Simonsen, scatta Simonsen, solo Scirea, Simonsen, Elkier. Elkier tira, poi prende Bastrup ed è il terzo gol per i danesi. Sul tiro di Elkier. Ecco, rivediamo l'azione. Ecco Elkier. Cerca il tunnel. Va a terra, reclama un fallo, ma più svelto di tutti è Bastrup, che segna il terzo gol, chiudendo praticamente la partita al 42esimo minuto. Danimarca 3, Italia 1. Cosa c'è da dire? Qualche cosa dopo il 2-0 si è visto, ma era più una reazione d'orgoglio che l'impostazione di una squadra che tatticamente cercava qualche cosa. È arrivata qui la prima sconfitta nel nostro girone, una sconfitta che gli azzurri hanno fatto veramente poco per evitare. Il tiro di Elkier, prende il palo. Anche umiliati in questo finale, palo di Elkier, che viene ancora a suggellare la vittoria dei danesi, che ogni minuto stanno meritando di più. C'è un fallo su Tardelli e calcio di punizione in nostro favore, mentre Tardelli rimane a terra. Incidente a Tardelli mentre sta per iniziare l'ultimo minuto. Assaggiatore della chiesa, il professor Vecchiette, si rialza anche zoppicante mentre vedete lo stadio su cui scende la nebbia. E il tiro di punizione di Antonioni altissimo in tribuna, proprio a suggellare una giornata nettamente contraria in tutti i sensi. La partita sta terminando tra le ovazioni dei padroni di casa, gioia giustificatissima, la vittoria è stata netta. E su una puntata di Bertelsen riesce con Lovati
a salvare all'ultimo momento quella che poteva portare la Danimarca addirittura al quarto gol. Ecco che il 90° minuto scade in questo momento. Bertelsen batte il suo calcio d'angolo. I nostri difensori riescono a disimpegnarsi. Tostena lancia lunghissimo, troppo lungo per Conti. Riparte ancora la Danimarca con Simonsen che cerca il triangolo con Elkjær. Attendiamo soltanto il fischio di chiusura che ormai non dovrebbe tardare per mettere fine a questa partita perduta a Copenaghen senza veramente fare niente per evitare la sconfitta. Graziani non riesce il cross di Graziani ed ecco il fischio finale dell'ottimo arbitro Böhrer. Danimarca batte Italia 3-1. Potrebbe sembrare una sorpresa, lo è rispetto alla scala dei valori internazionali del calcio europeo, ma da quello che abbiamo visto sul campo non è affatto una sorpresa. Danimarca ha vinto regolarmente, ha meritato la sua vittoria e di conseguenza il giudizio sulla rappresentazione italiana è quello che può restare in questo commento. I gol sono di Rompe, di Arneson, di Bastrus, tutti nel secondo tempo. Fra i tre, dopo il secondo c'è quello di Graziani al 24esimo che aveva accorciato le distanze e fatto sorgere qualche speranza di evitare la brutta figura. Risultato finale, Danimarca batte Italia 3-1. Signore e signori, buonanotte da Copenaghen.